Sabato 27 agosto. Il Vangelo di oggi ci porta alla radice profonda della nostra coscienza attraverso un discorso che passa attraverso parabole e ci porta a riflettere sulla nostra disponibilità a fruttificare le risorse che ci sono state donate, renderle fruttuose, riconsegnandole al padrone, non per farne un tesoro che tignosamente teniamo per noi stessi, perché il trattenere è un modo attraverso il quale non si dà frutto a ciò che abbiamo ricevuto, quindi c'è una necessità di avere consapevolezza che anche la ricchezza ci è stata donata perché dia frutto autentico e possa essere riconsegnata non per essere chiusa nei forzieri. Quindi l'esempio è attraverso il denaro. Addirittura si parla di frutti derivanti dagli interessi che le banche possono concedere. È una realtà di quel tempo, ma anche del nostro tempo. Ma questo deve essere finalizzato alla consapevolezza che non è nostro merito avere la ricchezza. È nostro compito, dovere e nostra dimensione etica far sì che dia frutti, ma non perché siano poi messi in custodia da qualche parte, ma perché siano restituiti al padrone. Il servo invece che, pur avendo ricevuto anche poco, non si dà da fare. Questo sarà allontanato, perché la paura l'ha spinto alla conservazione. Il Vangelo di oggi ci parla di conservazione ed evoluzione, che è la matrice simbolica della vita stessa. Vivere intensamente, attenti, disponibili, darsi da fare, per rendere fruttuosa la ricchezza che abbiamo ricevuto, non per arricchirci, perché il padrone, il giorno del suo ritorno, possa accoglierci con soddisfazione e prendere atto che ci siamo dati da fare. Vedete, il Vangelo ci parla della nostra necessità di diventare protagonisti dei beni che ci sono stati donati. Ed è un esempio straordinario, perché tutti i talenti che abbiamo ricevuto, e ognuno di noi ne ha ricevuti, qualcuno in maniera più abbondante, altri un po' meno, ma tutti questi talenti devono essere generosamente investiti per dare frutto esistenziale, anche se oggi troviamo un Vangelo che ci parla di denaro, ma non dimentichiamoci, è una parabola per parlarci in maniera chiara, perché noi possiamo comprenderlo e non è un discorso di quel tempo, è un discorso che è rivolto alla contemporaneità. In quel tempo del Vangelo secondo Matteo, in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Avverrà come a un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. Avverrà, sta parlando del regno dei cieli. L'uomo che sta partendo per il viaggio e consegna i suoi beni ai suoi servi, a noi che siamo i servi del regno di Dio. A uno diede 5 talenti e a un altro 2 e a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. E questa esemplificazione con il denaro in realtà ci parla della necessità di avere consapevolezza che ognuno di noi ha delle capacità, qualitative e quantitative, e a ognuno è dato secondo le proprie capacità. Vedete, non secondo i meriti, ma secondo le capacità che abbiamo e che dobbiamo non trattenere, ma esprimere in pienezza. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impegnarli e ne guadagnò altri 5.
Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui che invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il talento del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque. Attenzione, qui un passaggio fondamentale. Non restituisce i cinque e si tiene gli altri cinque. Dà i cinque che aveva ricevuto e ne porta altri cinque, dicendo: Signore, mi hai consegnato cinque talenti, ecco, ne ho guadagnati altri cinque. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco. Ti darò potere su molto, ti darò potere su molto, ma sulla base del principio di fedeltà e di disponibilità a mettersi in gioco per investire le risorse che ci sono state date, gli strumenti che ci sono stati dati in conformità alle nostre capacità. E in questo caso, appunto, il padrone premia e dà potere su molto perché prendi parte della gioia del tuo padrone, prendi parte della gioia del tuo padrone. La ricompensa non è un investimento economico, finanziario, redditizio, ma è partecipare nella pienezza di un potere che partecipa della gioia del padrone, della gioia del regno dei cieli. Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse: Signore, mi hai consegnato due talenti, ecco, ne ho guadagnati altri due. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Ripete sostanzialmente lo schema. Anche per colui che è stato fedele per meno rispetto al primo, eh? Però anche a lui dà il potere su molto e lo invita a partecipare alla gioia del padrone. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: Signore, so che sei un uomo duro che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo, lo restituisce nella piena consapevolezza che il padrone è colui il quale miete dove non semina e raccoglie dove non ha sparso. Ci parla della pienezza di un potere che è nel regno dei cieli, non è un potere mondano. Il padrone gli rispose: Servo malvagio e pigro, malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso, anche se non ho seminato mi do da fare per mietere, anche se non, anche se appunto non ho seminato, raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri. Non è un invito naturalmente all'economia di finanza, eh? E neanche al mero risparmio bancario. E così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse, perché chiede un investimento delle risorse che ci sono state date in funzione delle capacità. Toglietegli dunque
il talento e datelo a chi ha i 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile, gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. Vedete, questo passaggio durissimo, no? Perché chi ha, a chi ha verrà dato, in questa logica però, di una disponibilità a essere protagonisti di un investimento, non del possesso. E sarà nell'abbondanza. Ma chi non ha, a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. Chi non ha, cioè nel significato della parabola, chi non si è dato da fare. E porta semplicemente la propria pigrizia, la propria paura, la propria ritrosia, diventare protagonista e co-costruttore attraverso la partecipazione della gioia del regno dei cieli a partire dalla nostra presenza su questa terra, perché stiamo parlando di una realtà concreta, incarnata, rispetto alla quale siamo chiamati a spenderci, a metterci in discussione, in gioco, perché la ricchezza della vita continui a perseverare attraverso la nostra opera, che dobbiamo riconoscere essere generata dai doni che ci sono stati concessi in funzione delle nostre capacità. Buona giornata a tutti.